prendi un po' di cartosca, la metti sul flieb. No. Prendi la spignusca, la metti qua, e lo distribuite brot. Brot. Pazzesco, smettete. Mangia, avete capito? Yeah! Certo! Wow! Fame! Dai, dai! Che bello avervi qui, che non conoscete niente, che siete ancora dei vergini della cucina russa. Che bello, che poesia! Che bello! Sì. Avete assaggiato tante tante cose, però non avete mai fatto un pranzo da veri russi. Ok! Argomento di questo video, pranzo alla mensa. Mensa può essere così normale, mensa in scuola, okay. Mensa al lavoro. Giudicate il gusto e siete sinceri, è la cosa più importante. Va bene. Absolutely. Chiudete gli occhi. Inchia, no, anche gli occhi. Anzi. Già, posso dire il bouquet? No, no, no. Aspetta, puoi aprire. C'ho già un bouquet. Quanta roba. Questa è barbabietola. Lenticchioso, no, non è. Te l'ho detto, lenticchioso! No, questo qua è miglio. È miglio? C'è. Hai ragione, lenticchie. Ma non sono lenticchie. E come no? Ma no. Sì. Tu sei proprio esperta di Russia. Grano saraceno! Porca miseria! Cavolo, non mi veniva in mente. E questa è la tipica bevanda che bevevate voi in mensa. Ma così densa? Sì! Così densa? È veramente, è una caramella sciolta. No, ma è terribile, è terribile. Si chiama kisè ed è fatto di... Come si chiama? Ah, è densissima. Ma che consistenza? No, aspetta ragazzi. Ma perché? No. Ma perché la pecora di patate in una brodaglia da, per la colazione? Cioè nutriente? Come dicono i veri russi prima che iniziano a mangiare? Priyatna. Appetita. Vai. Dite come. Te, hai appena fatto una fama di uno che piace tutto e adesso cos'è? No, no, sei? Buono. Ragazzi. No, la polpetta spacca. Ragazzi, la polpetta spacca, mi piace. Oh, minchia, mi piace. Questo è buono. Buono, minchia. Ma guarda che sta polpetta, mi piace. No, veramente? Sì. Mi piace molto. Il cibo della mensa, non l'avrei mai detto. Però io adoro questa salsa. Dove l'avete comprata? Perché io la voglio. All'inferno. Cosa c'è nella bietola? Aglio. No, vabbè, ma non si sente più di tanto. Questo è Markovsky, i capusti. Buonissimo, buono. Buono, buono, buono. Buono, tutto buono, buono, tutto buono, bravi. Bravi ragazzi. Bello. Intanto stavo pregando. Anch'io. Grazie. Tutti e due così. Grande, grande, grande. So tutto. Cetriolo, quello di prima. Quello di prima, quello di prima. Pasta scotta in bianco e catlieta. Questo sarebbe la portata e questo sarebbe il contorno. No. Cioè contorno. La contorno è la pasta. La pasta. Veramente? Questa è buona. Questa è buona. Questa qua mi ricordo che la facevano a scuola elementari. La polpetta di pesce. La odiavo. Questa roba si fa anche in Italia comunque. Appunto. Con la differenza che si mette anche il sugo. Sogliola. No. Questa è tipo acciuga a ringa con le spine, perché? No, questo è una buona cosa perché vuol dire che il pesce è di qualità. Perché se viene troppo spinato vuol dire che è super trattato. Ma il principio non qual è il pesce. Il principio è che si prende quel pesce più scontato nel mercato e si fa con pupitine. Poi perché quando fai pupitine nessuno sente di che cosa è. Ma è molto buono. In Italia ci sono le mense. Sì, certo. Sì. A scuola, alcune aziende, magari le aziende molto grandi, hanno la mensa. E anche lì di solito fanno la scelta, puoi scegliere se fare il piatto unico oppure scegliere solamente il primo o solamente il secondo, quindi sì, c'è, cioè anche da noi c'è. Voi in mensa, come cosa
Allora, a me una cosa che è rimasta impressa della mensa delle elementari era il modo in cui servivano il purè. No? Il purè, hai presente il purè di patate? Puh, mangia! Se anche questo qua è un piatto da mensa russa, cioè cazzo, mangiate bene anche nelle mense. Sì. Ti menavano perché dovevi mangiare, capito? Allora cosa facevi? Cosa... Pantaloni con le tasche larghe. Anch'io lo facevo, le nascondevi. E li imbrascavi nella tasca e andavi così, via. Tipo. Perché... In questo che abbiamo assaggiato per il momento, se andiamo prossima volta in Russia, cioè andiamo a mangiare in una mensa. Sì. Se è questo, sì. Sì. Ma voglia. Sì. Mi bocca. Mi è un maxi busto. Ecco, vedi? Questa è una sasisca gigante. Questo sai chi è? È Donald Trump. Ah! È vero. Questa cosa non mi ispira per niente. A me è proprio niente, cioè, io questo no, sì, è questa qua che se mi viene servita potrei anche lasciarla lì così com'è. Ah, questo scusate, è ma voi ritenete invitante? Guarda come fuma. Fuma. È normale. Io sono a posto, perché a me questo piace. Allora, io parto dai capelli. Dai capelli. È molto da bambini comunque. Proprio, cioè, giusto le patate, sì, un po' tedesco, sì, sì, sì. No, magari perché cioè mortale. Ma va assaggiato per forza. Ricordi che abbiamo il tuo passaporto anche i tuoi genitori quando assaggiano. Magari andando avanti con l'età non apprezzi molto. In realtà se poi ci pensi, piatto, quando vai avanti con l'età torni a mangiare le cose molli perché poi hai la sensibilità. Ma se vi lascio i miei genitori e non li assaggio? Vuoi incontrarli? Ma va! Prendi un po' di kartoshka, la metti sul chleb. No. Prendi la spignusca, la metti qua. È un distributore brot. Brot. Battesco. Smetti di essere. Pure. Ma perché ti trovo così? Non mi piace. Come il wurster, non mi piace. Ah, wurster. No. C'è la carne più sana che trovi in giro. È la carne più sana che c'è questa qua. Sì. Maiale. Ma c'è. Soprattutto carne. No, non darmene ancora, No, questo è il panino degli studenti. No? Non lo mangi davvero? Tu. No, Lari, non lo mangio, Dirto, non farlo, Un pezzetto. No, cioè, no, ma è proprio un sapore che non mi piace. Guarda. Ma è inutile che continui a mettere su roba, non mi piace. E se metto un po' di vodka sopra? No, neanche. No. Un morso e basta. No! Dai. Mi ricorda qualcosa. Sì, io l'ho già mangiata, forse. Ramen! Più o meno. Però ragazzi, almeno la forchetta, cioè voglio dire. C'è l'odore della carne bollita. A te te gusta? Più o meno. Ah, è pelle questa qua? Mamma mia, che senso che mi fa la pelle del pollo che ha i puntini dei peli. Sì, guarda. Ho capito, ma... Insomma, chi lavora, chi va a scuola per pranzo deve mangiare la zuppa. Cioè, primo per noi è la zuppa. Ah, ok. No, aspetta. In Russia si mangia col pane. Ah, veramente? Sì, meglio nero. Ma sei serio? Ma ti piace da vero? Ti piace? A scuola mangiavate la zuppa? D'orzo. E immancabilmente finiva nelle mie tasche. Buono però, Gusta. Questo è quello che diamo in ospedale, questo qua. Sì, siamo lì. Ma che ospedale, quello di prima era dall'ospedale. Io sono senza parole, fumo. È una cosa interessante, molto. Molto perché, non capisco perché in Russia voi la mangiate sempre a pranzo, mi stai dicendo?
E beh, ma anche perché scalda comunque, no? Effettivamente la zuppa poi è completa, nel senso, è un piatto caldo che ti scalda, fa benissimo all'organismo. La sera no. Anche la sera. Poi noi abbiamo una bellissima abitudine di fare la zuppa e mangiarla per 3-4 giorni. La stessa, okay, qua. Un pentolone gigante. La stessa, okay. No? Non riesco a chiedere. Il segreto è fare il rumore, però. Però non so voi, ma noi di solito ci mettiamo tonnellate di parmigiano. Anche sul brodo? Sì, tonnellate di parmigiano. Io no. Da me, che mangiano anche una zuppa così durante estate. Ah, lo crosca! Ecco, magari quello no. Ma la sai che se bevi le cose calde poi è meno caldo? Sì. Te lo mangi? No, vai. No. Che cos'era? Cosa pensate di spese di pranzi? Non male. Guarda, no, se non fosse stato per quel coso lì, il busterone lì, avrei detto che è stata bellissima. Adoro. Bravo. Allora, tu che stai guardando, innanzitutto, prima di rivolgerti a noi, metti un like. Primo. Immensa russa, va bene. Oh, mi raccomando, 20.000 li vogliamo in un giorno, su. Subito. Dai. E se raggiungiamo i 30.000 like? Brodino per tutti. Cosa vuol dire? Ci facciamo anche il video. Ah, scusa, faremo anche il video. Su, a 40.000 pure gli autografi. 50.000 iniziano gli spogliarelli sui tavoli della mensa. E 60.000 ne abbandoneremo uno in Russia, che decidete voi chi lasceremo lì.